è stata l'acqua a penetrare la terra. E il vento a tormentare e modellare la roccia. È stato il ghiaccio a imprigionare la pietra. E il sole ad asciugarla con il respiro del mare. Energie vitali e naturali hanno inciso e creato, così, questa valle del Carso Triestino. Forse. Ma c'è un'altra storia che nasce. In un tempo senza tempo. Con il C'era una volta delle favole. C'era allora una diafana principessa chiamata Rosandra per la bellezza del suo incarnato. Un mago malvagio la rapì, rinchiudendola nel suo tetro castello. Ma come sempre accade, un nobile cavaliere passò di là. Ascoltò la triste storia della principessa, sfidò il mago e lo sconfisse. L'incantesimo si ruppe e Rosandra fu libera. Grande fu la festa e subito il cavaliere promise amore eterno alla fanciulla, ma il mare, la nave e la crociata lo attendevano ed egli ripartì, giurando e sperando nel ritorno. Durante il viaggio, un'improvvisa tempesta, il naufragio e il giovane cavaliere scomparve tra le onde. La notizia giunse al castello. Non una parola disse la bionda principessa, ma il suo pianto non ebbe sosta, non conobbe giorno o notte, tanto che il vento gelido del nord, impietosito, soffiò e soffiò, fino a trasformarla in pietra. Ma così forte era il dolore di Rosandra che la roccia stessa si spezzò, liberando le lacrime che si riversarono tra le pietre. Un rigagnolo appena, che presto si fece impetuoso e iniziò a scendere verso il mare diventando torrente, scavando solchi profondi, creando salti e cascate tra grigie pareti di roccia. E il vento continuò a soffiare, portando semi e radici da luoghi lontani, e chiese al sole di scaldare la terra e alla pioggia di cadere. E subito, tra le rocce germogliarono fiori e piante sconosciute, le stesse che il cavaliere aveva visto nei suoi viaggi in terre lontane. Subito nelle acque apparvero pesci, crostacei e rospi. E tra le pietre serpenti striscianti e altri animali si nascosero nei boschi.
In alto nel cielo volarono gli uccelli e saggi gufi aspettarono la notte. Neri pipistrelli abitarono gli spazi delle grotte. Oggi esperti e geologi raccontano la valle, parlando di faglie e di erosione. Di fenomeni carsici e di inghiottitoi profondi, di ghiaioni e pietraie, di spalti rocciosi e segni di antiche alluvioni. I botanici ed i biologi di ambiente con una grande biodiversità, che ha caratteristiche spiccatamente montane nonostante la modesta altitudine del fondovalle, con specie che normalmente vivono in luoghi lontanissimi da qui. Dalle pianure dei Balcani alle valli alpine, dalle coste del Mediterraneo al Mar Nero. Ma altre parole sussurrano ancora le rocce e l'acqua. O il vento di nord-est che custodisce il dolore di Rosandra fino alla fine del tempo. Passa, attraverso il carso sulla terra incolta e silente, tra i pini taciturni, e ascolta. La roccia ti racconta la sua storia, la storia della vita. Non importa se essa sia stata amara e solitaria, era vita. Nel Caput Adrie, confine ultimo dell'Adriatico, mare che gli antichi consideravano difficile per il forte vento del nord, a partire dal secondo millennio avanti Cristo iniziano i contatti con quel mondo preclassico dell'Egeo che qui veniva ad acquistare l'Ambra, percorrendo antiche rotte tra Oriente e Occidente. Nel tempo, sulle alture del Carso, attraversato da una ragnatela di piste antichissime, inizia a svilupparsi una rete di villaggi fortificati, i castellieri. Cambia il modo di vivere e lentamente i rifugi preistorici in grotta vengono abbandonati, diventando spesso luoghi del sacro per altre e diverse costruzioni. Antiche presenze che la valle conserva. In questo lembo di territorio, che segna il limite geografico naturale del Carso, tra il torrente Rosandra e del Rio Ospo, con un approdo sicuro a stramare di Muggia, forse un altro abitato, ancora non scoperto, sorgeva come luogo di mercato e di incontro, forse, il nucleo della Trieste preromana, da sempre cercato sul colle di San Giusto. Un'ipotesi nata dallo studio dei materiali della necropoli di San Servolo che ha restituito reperti che vanno dalla fine del VI secolo avanti Cristo al I secolo d.C., con manufatti diversi. Dai Veneti ai Celtici, fino a quelli di popolazioni indigene che conoscono gli usi ed i rituali funerari romani. Romani, che sconfitti gli Istri nel 177 avanti Cristo, costruiscono questo acquedotto che convogliava le acque del Rosandra dalle sorgenti di Crogole e Dolina fino alla nuova colonia di Trieste. Un percorso che gli archeologi pensano fosse lungo dai 12 ai 16 chilometri, con un canale che permetteva un flusso giornaliero di 5.800 metri cubi d'acqua. Nel Medioevo, finito il tempo della furia dei barbari, presidiano la valle i castelli di Wichenberg, San Servolo e Moccò, che controllava un'importante strada commerciale riscuotendo il dazio delle merci, sale, olio e grano, che qui passavano per un'antica via
ora scomparsa. Nel tempo, vicino alle case di pietra, lungo le sponde del torrente e dei suoi affluenti, vengono costruiti 36 mulini e molte sono le donne che si dedicano alla preparazione del pane o a lavare i panni che arrivano dalla città. Nuovi mestieri per sostenere l'economia delle famiglie. Famiglie riunite poi in comunità che hanno conservato gelosamente l'uso di terre collettive. Le comunelle, le srenie, una prima ancestrale forma di autogoverno del territorio che ha saputo proteggere molto del patrimonio naturale di questa valle. Basta un colle, una vetta, una costa, che fosse un luogo solitario e che i tuoi occhi risalendo si fermassero in cielo. L'incredibile spicco delle cose nell'aria oggi ancora tocca il cuore. Io, per me, credo che un albero, un sasso profilati sul cielo fossero dei, fin dall'inizio. In tutte le antiche lingue indoeuropee, la parola sacro significa separato, ad indicare, fin dalle età più remote, che forze e potenze misteriose che l'uomo non poteva controllare abitavano spazi diversi da quelli dove la vita quotidiana si svolgeva. Sacro era il bosco, dove gli alberi creavano un varco tra dimensioni diverse, attraverso le radici, che affondavano nella terra ed i rami che toccavano il cielo. Custodi di antichissime divinità femminili, della dea madre, fonte di vita e di morte, che traeva la sua energia dal sole, dalla luna, dalla terra e dall'acqua. Con il cambiare del clima, nel Carso preistorico e nella Val Rosandra, il paesaggio di boschi e foreste di querce cambia, e nell'epoca dei castellieri inizia il disboscamento che i romani continuano. Serve legname per le nuove colonie, allentando i vincoli imposti dalla religione per i boschi sacri, che diventano rifugio di forze oscure. Per sopravvivere, le dee primitive si nascosero nelle fiabe e nelle leggende, diventando fate o magici animali che portavano fortuna e ricchezza, o diventando streghe. Aspetto notturno della dea. Poi le incursioni dei barbari, la paura della gente che scappa e non coltiva più la terra. Il bosco riprende i suoi spazi fino all'arrivo di altre genti che ancora fuggono, stavolta dai turchi. Per lo più pastori, che dal XV secolo fanno della landa, gmaina, dal tedesco comune, un pascolo aperto è sempre più desolato. Il paesaggio cambia ancora e ci vorrà l'intervento degli Asburgo con Maria Teresa, che affida alla suprema imperiale regia intendenza commerciale per il litorale la custodia di quanto rimane delle antiche foreste. Iniziano i primi tentativi di rimboschimento, continuati con vicende alterne fino ad oggi. Sarà l'industrializzazione e l'abbandono del pascolo a produrre una vera rivoluzione nel paesaggio. La boscaglia si sostituisce sempre di più alla landa carsica e quel prodotto di millenni di interazione tra uomo, animali e piante, paradossalmente, dicono gli esperti, rischia ora di sparire. Una passeggiata in Val Rosandra diventa allora un archeo viaggio
alla ricerca di quella straordinaria biodiversità che qui ancora sopravvive, con il ritmo lento, dolce e indifferente del tempo. La foresta, dapprima austriaca, poi italiana, jugoslava e infine slovena, irrideva quel mutare di nomi e di confini. Non apparteneva a nessuno. Semmai erano gli altri che le appartenevano, almeno per quel poco che si può appartenere a qualcuno o a qualcosa. Mi sono intanto l'ultima nata a Bottazzo, nel 1944. La mia vita, diciamo, è stata bella, però pesante, perché la sua vita non era facile. Quando che avevo un 4 anni, mi pare, nel 1948, mi pare che ha segnato i confini, e da oggi a domani mia mamma mi ha proibito di andare oltre il ponte. E sì, era brutto. Perché c'era gente che scampava oltre il confine, avevo se ha visto brutte robe. Dopo mi ho sposata giovanissima, perché proprio giovanissima, mi ho sposata dalla chiesetta in Varosandra. La vita a Bottazzi era molto dura. Dopo che mia mamma è morta, i miei genitori, e dopo è morta anche i nostri vicini, siamo restati praticamente mio marito e mio figlio, soli in tutto il paese. Eravamo paroni di tutto. Non era un'anima viva, mi vedevo perfino nel cammino dei miei vicini, sempre che fumavo, invece fumo non era, era nella mia testa. E dopo 5 anni, dopo, ha comprato il signore che sta adesso a Bottazzo, ha comprato la casa di Sanzin. E quando che si è arrivato su, che ha detto che allora ha comprato, e ho detto buonasera la prima volta e mi ho messo a piangere, ho detto finalmente dico qualcheduno buonasera in paese, e mi mega talmente commosso che ancora adesso se ricordiamo di quel saluto, e finalmente Bottazzo ha ricominciato a vivere e adesso si è felice, sta lassù, però mi non sono più, è 10 anni che ormai che stavo in città. E non stavo più a Bottazzo, però il cuore si è sempre su. Il cuore si è sempre rimasto su. Questo Carso io amo. Nell'orgoglio discreto e geloso di chi fissa nel cielo e negli occhi lo stesso sguardo asciutto, lavato come la terra e l'erba nelle doline. Narrano antiche leggende che in un tempo senza tempo giunse nella valle il vecchio imperatore, accompagnato da nobili, armati e avvolti in neri mantelli. Trovò lo stanco sovrano la grotta cercata e sul bianco trono di pietra si sedette e un sonno profondo, improvviso, lo colse. Rimasero i cavalieri. Nei boschi fate e coboldi danzarono, cercando magiche erbe e radici. E ali offrì il grande falco, e morbido vello il capriolo, e aguzzi denti il cinghiale lanoso. Il vento soffiò forte, facendo turbinare le ali, il vello, gli aguzzi denti e le erbe del bosco, che la luce della luna trasformò in polvere d'argento, impalpabile, sui cavalieri guardiani si posò e sottile li avvolse. Ad essi fu data altra forma. Neri pipistrelli, signori della notte,
avrebbero vegliato, per sempre, il lungo riposo del loro signore. Molte sono le leggende che la Val Rosandra racconta. Molte quelle che hanno come scenario le sue grotte carsiche. Carlo Magno, fate, le vile, coboldi dispettosi, scrat, gnomi burloni, spiriti, folletti della natura che animano le tradizioni di quasi tutta l'Europa e che vivono dove non arriva mai la luce del sole, tra paesaggi di stalattiti e stalagmiti, nell'oscurità di un mondo creato dall'acqua. Chilometri di gallerie che si dipanano in 100 cavità naturali, quasi tutte resti, dicono gli esperti, di complesse strutture maggiori erose dal fiume che scorre sul fondo. È il 1885, quando, con la costruzione della ferrovia Trieste-Erpelle, iniziano le prime esplorazioni di questo mondo sotterraneo. La grotta dei sogni. La grotta delle gallerie. La fessura del vento. In molte di queste cavità trova rifugio il pipistrello, simbolo della riserva, e insieme a lui una microfauna che per numero di specie è considerata una delle più ricche ed interessanti di tutto il territorio regionale. Un dato che riflette la complessità idrogeologica della valle. Gli zoologi hanno diviso gli organismi che vivono nelle acque sotterranee in diversi gruppi: stigobi, stigofili, stigosseni, nomi che hanno una radice comune che arriva da lontano, dalla mitologia antica, dal fiume Stige, che negli inferi era il passaggio obbligato verso il mondo delle ombre. E a tempi ancora più remoti, stavolta scientificamente percorsi, arrivano le origini dei pipistrelli, i cui primi resti fossili vengono datati a 50 milioni di anni fa. Davvero singolari le caratteristiche di questi bistrattati mammiferi. Gli unici che sappiano volare e che con un sofisticato sistema di radar a ultrasuoni riescano a vedere nella più completa oscurità. Lasciando al mondo delle favole medievali la loro fama di creature demoniache, questi animali, tra i vertebrati più specializzati dell'intera fauna, capaci di andare in letargo e di sopravvivere senza cibo per tutto l'inverno, svolgono, durante l'estate, un instancabile lavoro di controllo biologico delle popolazioni di insetti, tanto che molti studiosi li hanno definiti rondini della notte. Montagne, quella montagna. Nubi ora le fioriscono dal grembo e dal costato. Più in alto le offuscano il profilo. Nuvole dentro nuvole si stivano, travasano l'una nell'altra la loro oscurità, si strappano, vanno alcune verso più luminosi varchi, alcune a un nero muro. Ed ecco, desidera levarsi lui, falco, al mirabile sfracelo, entrare in quel miscuglio d'aria e di luci. La prima cosa che un bambino chiede quando entra in Val Rosandra è di salire e arrampicarsi tra le rocce. Gesto spontaneo e insieme attrazione verso quelle pareti alla quale non si può resistere. Per alcuni, arrampicare è passione di tutta la vita.
Sarà perché da queste parti le pareti di roccia scivolano nel mare. Sarà perché qui, quando soffia la bora, le Alpi sembra di poterle toccare con le dita di una mano. Sarà perché aveva ragione Fernand Braudel, storico francese, a dire che il Mediterraneo è mare di montanari. Sarà per queste ed altre ragioni che in Val Rosandra nasce alla fine degli anni venti del secolo scorso la prima scuola di roccia in Italia. A fondarla, Emilio Comici. Dopo aver visto Comici, dirà di lui lo scrittore Dino Buzzati, innalzarsi con la lievità di un grazioso insetto su per gli strapiombi, tutti gli arrampicatori, anche bravissimi, apparivano al confronto dei goffi e pesanti scimmioni. Da così stupefacente bravura nacquero le sue grandi imprese. Meravigliose non tanto per l'audacia, quanto per la bellezza rigorosa della concezione. Linea verticale assoluta dalla base alla vetta corrisponde in alpinismo alla perfezione estetica. Comici, l'uomo del sesto grado, dei pendoli e delle corde doppie sulle Dolomiti, fa della Val Rosandra la palestra dove si formeranno generazioni di alpinisti. Così è ancora oggi. Tu non crederesti mai che di notte gli alberi camminano o diventano sogni. Pensa che in un albero c'è un violino d'amore. Pensa che un albero canta e ride. Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita. Una tradizione antica, la Maienza, che ogni anno si rinnova. Un antico rito di passaggio, rimasto nella cultura contadina del Carso e che ha le sue origini nei culti arcaici legati alla primavera, la stagione della rinascita. I giovani si riuniscono attorno all'albero di maggio, il mai, un tronco di pino su cui viene innestato un ciliegio. Nella festa che i Celti dedicavano al dio solare, Beleno, l'albero rappresentava lo spirito della vegetazione e delle sue promesse di abbondanza. Un sommesso bisbiglio di pioggia autunnale si perde nel cupo fogliame e nel vento il ramo si piega al ramo quasi a baciarlo. E tutta profuma la grigia penombra, gocce brillano sui grappoli, gocce stillano dai bruni tetti di paglia. L'azzurra prugna si nasconde nel cupo verde del ramo. L'ombra scende dai monti, il cuore sta in ascolto e riposa.